Idea regalo Natale, ci siamo. Come ogni anno, il video dove ti suggerisco delle idee regalo carine, funzionali, semplici, moltissime low cost, praticamente tutte low cost, che possono fare la differenza. Perché siamo stanchi di regali inutili, quindi vogliamo regali che servono a qualcosa e che facciano felici le persone. E quindi ti suggerirò dei regali per diverse categorie di persone. Iniziamo subito. Il primo regalo che ti suggerisco ogni anno, perché io ogni anno lo ricompro, è il calendario geniale. In realtà io compro la ricarica, perché la prima volta ovviamente l'ho comprato con la base e con l'annualità in corso. Se devi fare un regalo, ovviamente lo regali completo. Se invece lo devi comprare per te, perché adesso ti dico perché lo ricompro ogni anno. Perché ricompro ogni anno la ricarica? Ne ho provati diversi, tipo il calendario filosofico e un altro tipo, ma poi sono ritornata al calendario geniale, perché è il più stimolante, perché è il più motivante. Lì trovavo delle frasi un po' così. Il calendario geniale invece ti induce sempre a quella riflessione del giorno, ti induce a un confronto e quindi ogni mattina è diventato quasi un rito. Qualcuno toglie il foglietto, si sofferma e magari, se è il caso, c'è anche un confronto. E molte volte si creano delle discussioni e dei confronti veramente costruttivi. Quindi ti consiglio assolutamente questo, sia come regalo per una persona a cui vuoi bene, sia come autoregalo per te. Devo dire che è stata una piacevole scoperta quotidiana. Alcune idee le ho qui fisicamente, altre invece le ho scoperte da poco, così girando sul web. È il caso di queste tazze. La tazza è un classico regalo natalizio. Queste sono delle tazze speciali, perché? Perché l'immagine che voi inviate appare con il calore, quindi quando versate il latte caldo, il tè caldo, insomma, una bevanda calda, e appare l'immagine che avete scelto. Secondo me è un'idea carina, originale, che può fare effetto sorpresa. Passiamo ai regali per il papà. Non posso non consigliarti questa linea Gillette King, che noi abbiamo scoperto anni fa, e da quel momento gli uomini di casa non l'hanno più lasciata. Perché? Perché è una linea veramente di qualità che fa felici i maschietti, ma anche le femminucce di casa, perché l'odore è meraviglioso. È raro che io possa apprezzare un odore di un dopobarba, un odore di una lozione oppure proprio di un profumo, ma questo è meraviglioso. Lo trovi in diversi kit regalo, proprio con il rasoio, senza rasoio, con la schiuma da barba, lozione dopobarba e qualche altra piccola chicca. Ce ne sono veramente di diversi tipi, a te la scelta, e anche di diverse tasche, ovviamente. Però questo è un bellissimo regalo, vai sul sicuro. E tra l'altro, quando ve l'ho consigliato tanti anni fa, tantissime di voi mi hanno scritto che avevano fatto un meraviglioso regalo che era stato apprezzato. Sempre per i papà e sempre per gli uomini, ma anche volendo per le donne, perché no, vi posso suggerire questa meravigliosa confezione che si presenta benissimo. Ovviamente per gli amanti del whisky. Perché? Perché ci sono due bicchieri di whisky, questi quadratini che sono quelli che sostituiscono il ghiaccio e non fanno annacquare il whisky, due sottobicchieri e una pinza. Sono due bicchieri? Sì. Sono presentati in maniera meravigliosa? Sì. Per gli amanti del whisky e per gli amanti di queste confezioni così ben fatte, è un regalo meraviglioso. Ne trovi anche qua di diverse tipologie, con due bicchieri, con quattro bicchieri. Secondo me è un bellissimo regalo. Inutile dire che se volete fare un regalo con le vostre mani, questa è la soluzione ideale. Vi lascio giù in descrizione il video dove spiego passo dopo passo come fare il cuscinetto. Per chi non mi conoscesse, il cuscinetto dove all'interno c'è sale e riso è la soluzione di tutti i mali, un SOS meraviglioso. E se volete fare un regalo che fa la differenza, che è fatto con le vostre mani, il che già fa la differenza, e volete anche sollevare qualcuno da alcuni disagi, serve davvero a tantissime cose. Essendoci sale e riso, vi toglie tutta l'umidità. L'altro giorno, per esempio, mio figlio era particolarmente raffreddato perché avevo preso freddo.
Questo caldo riscaldato al microonde, messo qui sulla nuca, sulle spalle, si tira tutta l'umidità e già dopo un paio di minuti stai già meglio. Ma non solo, dolori da ciclo, mal di testa, articolazioni, anche solo una coccola. Questo è davvero un regalo prezioso e se lo fate con le vostre mani è ancora più prezioso. Un bel nastro di garza, un fiocchetto ed è fatto. Regalo per gli amici creativi, per gli amici artisti. Calze con opere d'arte. Le ho regalate tempo fa a mia figlia e sono state super apprezzate anche dai suoi amici. Quindi c'è le calze con la Monna Lisa, le calze che ripropongono dei dipinti famosissimi, l'urlo e ce ne sono di diverse tipologie. Quindi se avete per esempio un amico che è particolarmente amante di qualche opera d'arte, questo potrebbe essere un bellissimo regalo, a parte che sono delle calze belle morbide, belle calde, però sapere che uno ha ai piedi una riproduzione di un'opera d'arte può essere una bella cosa, simpatica, originale e funzionale. Altro regalo molto molto carino che fa l'atmosfera, io ce l'ho in versione piccolina, ma esiste in versione media e anche in versione grande, la lampada libro. Praticamente è una lampada che si apre e si riapre in tre tonalità di luci. Essendo calamitata, diventa anche una lampada che può essere poggiata sia così, oppure semplicemente al libro, in un comodino, in una scrivania, in un angolo della casa e può fare un angolo atmosfera. È un'idea carina che secondo me è sempre sempre apprezzata. Sempre rimanendo sul generico, si può regalare una confezione o mista, come quella che ti ho fatto vedere l'altra volta, dove c'è la tazza in ceramica o termica, la candela, la bomba da bagno, il portachiavi, ce ne sono veramente di diverse composizioni, oppure candeline, creme per le mani, sia insieme che separate, sia nella confezione di latte, oppure in una confezione normalissima, insomma, se volete fare un pensierino che però è sempre molto gradito, questa può essere una buona idea. Così come può essere una buona idea regalare queste confezioni di qualità. Ultimamente, per esempio, ho ricomprato i burro cacao Bart Beers e ce ne sono di diverse fragranze, melograno, cocco e pera, insomma. Quest'anno ho visto che hanno fatto le confezioni in regalo, quindi ci sono le palle con all'interno il burro cacao affiancato magari a una cremina per le mani. Sono confezionate in maniera deliziosa e secondo me sono veramente una fantastica idea a regalo. Se invece volete fare un regalo sicuro, potete fare un set di Yankee Candle. Ce ne sono di tantissimi tipi. Ma quelli più apprezzati sono quelli composti da diverse tipologie, quindi una piccola giara, un votivo, poi ci sono anche all'interno, per esempio, degli accessori che per chi ama le candele o per chi ama le Yankee Candle e quindi magari le accende spesso, possono essere il quid in più. Te le avevo fatte vedere perché anche io ce le ho. Sono per esempio le forbici per tagliare lo stoppino, perché non tanti sanno che lo stoppino deve essere tagliato in maniera ciclica per non far fare troppo fumo, per non far consumare solo il centro, ma consumarla bene e farla scendere bene. Anche qui ne trovi di diverse offerte, quindi quei set più grandi, ma anche i set più piccolini. Te li lascio tutti giù in descrizione così puoi dare un'occhiata. Se poi invece volete fare un regalo all'amica che è amante di tisane, di infusi, ci sono delle bellissime composizioni di tantissimi tipi di infusi e tisane particolari, fragranze nuove, sapori nuovi, che veramente possono indurre a incuriosirsi e a provare cose nuove. Per chi ama questo genere di cose è sempre un regalo bellissimo. Originale è che è veramente, come dire, un regalo per il palato anche. E quindi questi sono i miei suggerimenti per alcune idee a regalo Natale, semplici, low cost, però funzionali e sempre utili. Spero di averti dato delle buone idee. Come sempre ti ringrazio per essere stato con me fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video.